Buongiorno, leggiamo adesso alcuni verbali. Luigia Berrettini, Luigina, verbale dell'8 agosto 1990. Non ho conosciuto personalmente Simonetta. L'ho sentita solo per telefono, due volte durante la scorsa settimana. Ero a conoscenza comunque che la ragazza, dallo scorso mese di giugno, era stata inviata da noi dallo studio commercialista del signor Bizzocchi per l'inserimento della contabilità al computer. Anche se Simonetta lavorava negli stessi uffici, generalmente, il martedì e il giovedì, non ho mai avuto l'occasione di incontrarla, in quanto finivo il mio lavoro alle 14, mentre la ragazza lavorava di pomeriggio. Ho sentito Simonetta per l'ultima volta verso le 17:15 circa di ieri, quando, telefonandomi a casa, mi aveva chiesto alcuni chiarimenti circa l'inserimento nel computer di alcuni dati della residenza universitaria della casa dello studente di Via Cesare De Lollis. Mio inciso, quindi l'informazione su De Lollis, da dove viene primariamente? Qual è la fonte primaria? Paola Cesaroni che la vide sullo schermo o la Berrettini che ce lo dice già l'8 agosto? Riprendiamo il verbale. Poiché non potevo darle al momento una risposta, chiamai a casa la signora Anita Baldi, responsabile amministrativo. Dopo aver avuto da questa ciò che mi interessava, ho richiamato Simonetta presso gli uffici di via Carlo Poma, credo verso le 17:25, dandole quanto le occorreva per l'inserimento dei dati da lei chiesti poco prima. Quindi ci siamo salutate. Le augurai buone vacanze in quanto mi disse che sarebbe andata in ferie e sarebbe tornata il 3 settembre. Inciso. Questa notizia balla da un testimone all'altro. Sentiamo che la sorella ci aveva detto che non c'erano ancora programmazioni, la mamma in tribunale ha dichiarato, che per quel che lei sapeva Simonetta avrebbe dovuto lavorare fino al 10 e per il momento siamo fermi ancora qui. Finisce il verbale. Simonetta, nel corso di quest'ultima conversazione, era abbastanza contenta. Non so cosa voglia dire abbastanza, mio inciso, però vuol dire che era serena. Verso le ore 3 di questa notte sono stata chiamata dal marito della Baldi che mi informava che Simonetta era stata rinvenuta a cadavere negli uffici di Via Po. Anita Baldi, verbale sempre dell'8 agosto 1990. Nello scorso mese di aprile si è licenziato un nostro dipendente che lavorava presso l'ufficio contabilità presso il Comitato regionale Lazio di Via Carlo Poma 2. Pertanto, poiché si era in ritardo nell'inserimento della contabilità nei computer, si è cercato di trovare qualcuno esperto nella materia tramite l'ufficio commercialista del dottor Bizzocchi. Poiché lo stesso al momento non aveva nessuno disponibile, avevamo incaricato nel frattempo un nostro dipendente della sede nazionale. Nel mese di giugno, credo, ha chiamato il dottor Bizzocchi, sempre con una C sola, dicendo che avrebbe mandato qualcuno, quindi si presentava, anzi rettifico, ci siamo recati presso lo studio di questi, dove ci è stata presentata una ragazza a nome Simonetta. La stessa pertanto ha iniziato a lavorare negli uffici di Via Carlo Poma per 2 giorni alla settimana, precisamente il martedì e il giovedì. Inciso. Mentre in un'altra dichiarazione pare che la Baldi abbia conosciuto Simonetta nel cortile, ne abbiamo già parlato, cortile di Via Poma, qui ci dice che si sono recati, almeno se i pronomi sono messi al posto giusto, che si sono recati in via Maggi a conoscerla, dal dottor Bizzocchi, studio del dottor Bizzocchi, in realtà sappiamo che era un appartamento della mamma di Bizzocchi. Continua il verbale. Per circa un mese la ragazza ha lavorato in compagnia del nostro dipendente Luciano Menicocci, al fine di essere messa a conoscenza di tutto quanto. Da noi inviato in sostituzione di quello che si era licenziato nel mese di aprile Riccardo Sensi, inciso. Qui Riccardo Sensi sembra essersi licenziato, non andato in pensione. E un mese insieme a Menicocci vuol dire tutto il mese di luglio sostanzialmente.
Ma allora Menicocci non poteva rimanere un altro paio di giorni e finire questo lavoro urgente per il quale, avete sentito, si era in ritardo? Questo va incontro a quello che ci dice Macinati, contrasti tra dipendenti normali in un ufficio, per cui magari anche per dispetto non ci resto, potrei ma non resto. Continua la Baldi, non ho più rivisto Simonetta, anche se di tanto in tanto chiedevo a Menicocci notizie circa il comportamento di lavoro della ragazza. Verso le ore 17:30 di ieri mi ha telefonato a casa Luigina Berrettini, dipendente di Via Po, la quale mi chiedeva alcune informazioni circa una registrazione nei computer chiestale poco prima da Simonetta. Dopo averle fornito tale informazione, la stessa provvedeva ad informare Simonetta. Poco dopo richiamavo la Berrettini per accertarmi che tutto fosse stato risolto. Alle ore 3 di questa notte ho ricevuto una telefonata da parte del signor Corrado Carboni, direttore di segreteria del Comitato Lazio di Via Poma, che si trovava al Circeo, informandoci che la ragazza era stata rinvenuta cadavere, eccetera. Anita Baldi però rilascia un altro verbale. Il 22 agosto 1990 la richiamano perché forse non tornano le cose che aveva detto prima con quelle dette da altri. Menicocci, per quanto mi disse sul finire di luglio, diede le chiavi a Simonetta Cesaroni. Inciso. Qua sembra che per tutto il mese di luglio Simonetta sia entrata insieme a Menicocci, senza avere le chiavi. E che le siano state consegnate soltanto all'ultimo praticamente, ma il 3 era con Bizocchi e sostanzialmente poi da sola 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 ci sarebbe stata solo il 7. Ci sono i registri del mese di luglio per fare una comparazione tra le grafie rispettive? Precisa qui poi la Baldi, il 27 agosto farà rientro a Roma il signor Carucci della società Insirio, programmatore del computer utilizzato in via Poma, pertanto penso che costui sia in grado di dire se effettivamente il 7 agosto è stato svolto del lavoro. Inciso. Qui la Baldi sembra alludere al fatto che il 7 agosto, cioè il 22, sia incerti se il 7 agosto sia stato svolto effettivamente del lavoro, perché ricordatevi che le verbalizzazioni seguono delle domande, no? Abbiamo precisato questa regola all'inizio. Ci sono domande. Vengono indirizzati, ma questo è normale, non è strano. Ecco. Però evidentemente un dubbio era sorto. Continua la Baldi il 22 agosto. Per quanto mi consta, il 7 agosto nessuno è andato più al computer a lavorare. Il quesito che mi ha posto la Berrettini, relativo al lavoro svolto dalla Cesaroni il pomeriggio del 7 agosto, era in merito all'incasso e alla registrazione dello stello della casa dello studente di Via De Lollis. Qua è evidente che si sono parlati per precisare su De Lollis. Per quanto mi riferì la Berrettini, la Cesaroni non sapeva inserire nel computer l'incasso dei pernottamenti, in quanto non sapeva il codice in lettere da mettere a fianco al codice del conto di ricavo. Allora, qui termina la Baldi per il momento. Sulla questione dei codici vi rimando al libro perché è complicato, veramente qua poi facciamo dei video lunghi e dopo un'ora mi stoppa. Però, è strana questa frase, difficilmente interpretabile. Per quanto mi consta, il 7 agosto nessuno è andato più al computer a lavorare. Che significa? Che già il 7 nessuno ci andava più o che dopo il 7 nessuno ci è più andato? In effetti i lavori sembrerebbero ripresi verso il 26-27 del mese. Probabilmente è questo che intende dire, ma non è chiaro. Maria Luisa Sibilia, 8 agosto 90. Non ho mai conosciuto una ragazza a nome di Cesaroni Simonetta, anche se ero a conoscenza che nel pomeriggio vi era una ragazza addetta all'inserimento della contabilità nei computer. Ieri verso le 15 ho lasciato gli uffici chiudendo regolarmente la porta d'ingresso, in quanto non vi era più nessuno. Faccio presente che tutti i dipendenti di Via Poma sono in possesso di relative chiavi d'accesso, quindi tutti. Sulla mia scrivania, usualmente, c'era un tagliacarte di color metallico chiaro, tipo argentato, munito di manico di metallo più spesso della lama. La lama era lunga circa 8 dita. La punta era lievemente smussata perché tale tagliacarte si usava anche per svitare viti o forzare un cassetto incastrato. Il tagliacarte era dritto prima che io andassi in ferie il 17 luglio. Quando tornai,
il 7 agosto 1990, cercai il tagliacarte perché mi serviva, ma non lo trovai né sulla mia scrivania né sulle altre. Guardai nella mia stanza, in quella di Giusy Faustini, e molto superficialmente in quella dove lavorava Simonetta. Il tagliacarte mi serviva per aprire la corrispondenza arretrata, poi mi feci prestare il tagliacarte da Giusy, che ha il manico rosso. Il tagliacarte raffigurato in fotografia al foglio 32 Polizia Scientifica è quello che si trovava generalmente sulla mia scrivania. Nella foto al foglio 32 degli atti della Scientifica sul tavolinetto laterale della mia scrivania si vede il tagliacarte di cui ho parlato prima, posto sulla destra su un blocco notes con la scritta Mediolanum a fianco di una spinatrice. Escludo che il tagliacarte sia stato lasciato in tale posizione da me proprio per quello che ho detto prima, perché lo cercai senza trovarlo. Se si fosse trovato lì dove fotografato, l'avrei dovuto trovare. Questo almeno secondo i principi del buonsenso. Finisce qui questa prima deposizione. È vero, ci sono i principi del buonsenso, ma i principi del buonsenso dicono che se non lo trovi, appunto, lo cerchi. Evidentemente lo hai cercato, evidentemente. Tu quel giorno non l'hai trovato, quindi quel giorno non c'era. Poi perché lo cerchi dalla Faustini e dalla stanza nella stanza di Simonetta e non lo cerchi nella stanza di Carboni, di cui tu sei la vice dirigente provvisoria, lui non c'è, e di conseguenza tu ti appoggi spesso in quella scrivania, mi è stato detto, ci è stato detto. Lì non hai cercato, il tagliacarte lì dentro doveva stare, o dobbiamo supporre che fosse in possesso di qualcuno fuori dall'ufficio. Testimonianza vaga, poi mi hanno detto che c'era una ragazza così. Salvatore Sibilia, 8 agosto 1990, verso le 17:15, ed è l'orario, ne sono più che certo, è giunta una telefonata da parte della signora Luigia Bedettini, una mia collega, la quale chiedeva espressamente di parlare con mia moglie. Le ho quindi passato il microtelefono e mi sono alzato per fare una doccia. Solo in seguito mia moglie mi ha detto che una ragazza addetta all'inserimento dei dati aveva dei problemi e quindi si era rivolta alla Berrettini per avere dei chiarimenti. Verso le ore 3 del giorno seguente è giunta un'altra telefonata da parte del signor Corrado Carboni, proveniente da San Felice Circeo, il quale chiedeva conferma circa la telefonata avuta con la Berrettini. Ora, il signor Sibilia era ufficialmente non solo un ex dipendente, ma anche un funzionario ispettore. Sì, ero al corrente che una ragazza. Va bene, se questo è possibile, giudicate voi. Ciao.